vuoi farci una scheda tecnica sulla tua carriera e dove giochi in campo, dove hai giocato e dove giochi in campo, per capire la collocazione. Ok, ma dal passato? Sì. Sì, partiamo che settore giovanile a Catania, poi per vicissitudini caratteriali ho incominciato dall'eccellenza, pian piano ho risalito categoria dopo categoria, sono passato dalla Serie D, dalla C2, dalla C1, Lega Pro Unica, quest'anno ho fatto l'esordio in Serie B con Lecce e ora mi trovo in questa fantastica piazza dopo una settimana circa di trattative intensificate e chiusa nel migliore dei modi di entrambe le società, col benestare mio ovviamente per venire qua a Vicenza. Non era l'unica società che ti aveva cercato, no? No, si erano presentate altre proposte, ma ho voluto declinare con molta educazione e rispondere solo a Magalini per quanto riguarda Vicenza. Non ho avuto nessuna, come posso dire, nessun ripensamento per la mia scelta. Sono felice. Senti, tu hai un'età in cui di solito ci si avvicina a casa, invece la tua carriera si è sempre svolta più o meno al sud, invece per la prima volta ti allontani. Come mai questa scelta? Perché per me il lavoro è tutto, avendo una moglie che capisce il mestiere che faccio, non è mai stato un problema. Perciò abbiamo deciso e ponderato questa situazione insieme, lei è d'accordo, lo sono stato anch'io subito, perciò abbiamo deciso di sposare il progetto del Vicenza e tra poco salirà anche lei con le bimbe. Nella tua carriera hai fatto sempre la prima punta o ti è capitato di occupare anche altri ruoli dell'attacco? Ho fatto sempre la prima punta, tranne un anno in D, che per vicissitudini societarie il mercato si era chiuso senza un altro attaccante, ho dovuto fare il trequartista, così diciamo, però quasi sempre vicino all'area di rigore, non il classico trequartista, ma un po' più avanzato come una seconda punta. Quello è il ruolo un po' più particolare che ho fatto negli ultimi anni. Tiri di destra o di sinistra, colpo di testa, quali sono le tue caratteristiche? Caratteristiche, mi piace stare dentro l'aria, aiutare i compagni, lottare e far gol soprattutto. Quello che mi è mancato un po' quest'anno per tante cose che non sto qua a spiegare o alibi inutili. Perciò è un'annata per me particolare, mi devo rimettere in gioco. Perché come sapete fai un anno male, poi la gente un po' ti dimentica, ecco. Però c'ho questa possibilità in questa grande piazza e mi voglio rifare con gli interessi. Andrea, sei disponibile sin da subito? Sì, penso che non avrò neanche 45 minuti nelle gambe, perché essendo stato fuori progetto a Lecce mi sono allenato con quei ragazzi, perciò non abbiamo fatto, diciamo, quello che fa un giocatore normale in una squadra. Però sono arruolabile, il mister penso che diramerà domani le convocazioni e penso sarò disponibile, ecco, per domenica. Conosci già qualche giocatore che quest'anno nel Vicenza gli ha incontrato qualcuno in carriera? Di persona Mirko Albertazzi, che abbiamo giocato insieme a Francavilla. Poi il resto comunque tutti nomi importanti che o abbiamo giocato contro o ci siamo comunque incrociati, come ha fatto con Alessandro Marotta in vacanza. Però sì, bene o male un po' conosco i ragazzi, però a livello umano solo bene Mirko, perché abbiamo giocato insieme un anno. Con Marotta avete giocato in spiaggia a calcetto? No, ci siamo visti a Gallipoli una sera e l'ho fermato io per una foto. Sì, è la verità. Vicenza c'eri mai stato? La città che conoscevi, il Veneto, lo conosci? No. Non sono mai stato, sono arrivato più lontano da casa mia, penso a Civitanova Marche, l'anno della C2. Però mi hanno parlato benissimo, si sta bene qua, anche Giovanni Lopez, il mister della Viterbese, me ne ha parlato bene. Perciò questa è la prima volta che sto così lontano dal sud. Ecco. È una sfida anche per te allora. Sì, vabbè, è una sfida no, perché stando fuori casa ormai ci ho preso l'abitudine, è una sfida perché sto in una piazza importante,
e non voglio che la società abbia dei ripensamenti. Perciò partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, cercavo di convincerli di aver fatto la scelta giusta. Una curiosità mia personale, calci e punizioni. No, sono un rigorista, però penso che qua ce ne siano abbastanza, perciò non è un problema. Mi interessa dare una mano alla squadra, fare tanti gol quest'anno e portare soprattutto punti pesanti a casa per l'obiettivo comune. In testa. Me la cavicchio, sono bravino, sì, qualche gol l'ho fatto di testa. Quindi tu sicuramente dalla tua devi avere una grande tenacia perché sei un giocatore che è esploso abbastanza tardi, se mi concedi, no? Verso 30 anni così, no? E hai girato molte squadre, quindi sicuramente non ti manca anche l'esperienza di inserirti in tanti ambienti diversi. E questa esplosione, ecco, un po' tardiva, ma che cosa è dovuta? Mettiamoci un po' di sfortuna, perché comunque al sud diciamo che è un po' più difficile emergere, perché comunque resti sempre in quel contesto. Era un mio sogno venire a giocare nei gironi B o A. Poi anche per la mia testa un po' calda che ho avuto gli anni belli, quando ero abbastanza ragazzo. Poi ho conosciuto mia moglie che un po' mi ha messo in riga. Mi sono dato una regolata e sono esploso sì, a Vibo in C, primo anno di C fatta bene, purtroppo con la retrocessione, però poi mi sono rifatto gli anni dopo a Lecce. Diciamo che sono maturato tardi, ecco. Senti, la tua trattativa si svolge, se ne parla ormai da più di una settimana. Tu avevi già cominciato a interessarti del Vicenza, delle sorti di Vicenza, hai guardato la partita scorsa, un po' hai imparato a conoscere il girone, cosa ne pensi di questo girone? Io in una settimana non ho letto nulla di Vicenza perché sono un po' scaramantico su questo concedetemelo perché ho fatto una cosa simile un po' di anni fa in una piazza importante che mi aveva cercato, ho incominciato a leggere, a fare dire, non si è fatto più nulla, cioè, ho detto alla mia moglie pensaci tu, leggi tu, fai tutto tu, informati che io mi sto qua tranquillo con le bambine. Perciò, visto poi, dopo che ho saputo che era quasi fatta, ieri sera in hotel ho visto un po' di highlights di coppa e di campionato e le amichevoli per campionato che hanno fatto i ragazzi. Hai due bimbe? Sì, una di 5 anni e una di 10 mesi. Già hai cominciato tu ad allenarti col gruppo Sì, da oggi. da oggi. Sì, sono già stato al primo allenamento. Mi sono trovato abbastanza bene. Fisicamente, ripeto, mi sono allenato, ma giustamente ancora mi serve un po' di tempo. Per il resto ho trovato un ambiente sano, fatto di persone per bene, e tocca a me recitare la parte più importante in campo. Bene. Facciamo due domande. Grazie. Grazie a voi. Andiamo in pace.